a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video salve. Oggi vi propongo un video per quanto riguarda lo spacchettamento del calendario di Sephora. Ebbene sì, anche quest'anno ho preso il calendario e a differenza degli altri anni lo apriremo insieme. Quando ho preso il calendario mi sono fatta mandare i campioncini per quanto riguarda il concealer di Too Faced, il campioncino di Too Faced, e poi mi ha mandato il Glowish Huda Beauty, che è questo. Ovviamente, per non sbagliare, mi hanno mandato la colorazione 03, che è scurissima, ed è questo. Nemmeno ve lo vuole far vedere. La 03 Light, quindi chissà chi lo metterà. Siamo qui oggi per farvi vedere cosa c'è all'interno del calendario dell'avvento di Sephora. Ho preso il mio piedistallo proprio per farvi vedere il calendario. Togliamo la plastichina e andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Aspettate che mi sto innervosendo. Silenzio. E andiamo a vedere cosa c'è all'interno in questo calendario. Lo metto in questa maniera per farvi vedere che qui c'è. Ah, c'è un foglietto. Vabbè, c'è un foglietto che nemmeno vediamo. Lo metto così per farvi vedere che all'interno ci sono tutte queste scatole. E in caso lo posizioniamo così, tanto lo vedete lo stesso, giusto? Sì, c'è la mia faccia dietro, ma voi non ci fate caso. Oppure lo volete mettere così, però se mi cascono tutti i prodotti vi do botta. Allora, lo mettiamo così, così si vede tutto bene, vero? Io sto guardando di qua, tipo, vi sembro strabica, ma non lo sono, nel senso. Guardo di qua perché c'ho la televisione. Allora, iniziamo a aprire queste caselline e iniziamo con la numero 1. Vedete, poi scendono tutte. La numero 1 è fatta così. La scatolina sembra che ci sia un profumo. La scatolina è così. Io non ho visto nessun video di nessuno, proprio per non spoilerarmi niente. E nella prima casella, mi sembrava che c'erano solo questi. Nella prima casella abbiamo Fenty Beauty ed è l'illuminante, però non lo so se ce l'ho questo. Vabbè, lo apro lo stesso tanto. O lo tengo io, lo regalo. Ed è, no, questo ce l'ho. Sembra che ci siano. Perché sembrano che ci siano delle ditate? Comunque, l'illuminante è questo. Vediamo se si vede bene. Cioè, è specchiato per questo. Comunque, l'illuminante è questo. Non so se si riesce a vedere. Comunque, questo ce l'ho. Bisogna vedere dove è posizionato. Comunque, questo io già lo posseggo perché ce l'ho. Quindi, questo o lo terrò o lo metterò di lato per qualcuno. Andiamo avanti e andiamo ad aprire la numero 2. Se avete visto già gli altri calendari, ve li metterò qua sopra. Sapete tutti che io esigo un bellissimo regalo per il giorno 9. Questa scatolina rossa perché il giorno è il mio compleanno, quindi esigo che ci sia una bella cosa. Scatolina numero 2 è così fatta. Andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno. E c'è, oh, wow! Un prodotto di Rare Beauty. Questo ho soltanto preso il set dove c'è il piccolo rossetto. Non mi ricordo nemmeno dove è messo. Dove c'è il piccolo rossetto. Eccolo. Eccolo qui. Vedete? Avevo preso questo. E quindi questo è un rossetto liquido, credo. Aspettate che lo riposo. Ed è Lip Souffle. Sì, Matte Lip Cream. Wow. Lo apriamo perché questo. Stefania se lo tiene ed è, vediamo il colore. Vabbè, sì, sul marroncino mi sto anche abituando a mettere questo tipo di colorini qua. Bello, devo dire molto molto bello. Andiamo avanti.
andiamo nella casellina numero 3. Casellina numero 3, mettete bene. Vabbè. Casellina numero 3 è tutta dorata, bello packaging, proprio a chi piace il dorato. Molto molto bello. Ho visto un tubetto, c'è un tubetto, no. Ah, ok. L'acido ialuronico, questo ce l'ho, ed è di The Ordinary. A me piace molto questa marca, ho utilizzato anche diversi prodotti proprio di questa marca ed è The Ordinary. Vedete questo ed è l'acido ialuronico in pompetta così. Questo è ottimo, questo devo dire è ottimo, anche se mi piace di più quello di Festive, però questo devo dire che mi piace pure. Poi abbiamo detto la 3, quindi andiamo con la 4 che non vedo. Non vedo la 4. Scusate, vi siete dimenticati la 4. Mi hanno fregato la 4. Questa cos'è? C'è un cassettino. Open me. Ehi, ehi, volevate fare furbe? Il 4 è in un sacchettino, vedete 4. E vediamo cosa c'è all'interno. E di 4 è Moroccan Oil trattamento per che cosa? Trattamento per i capelli. Trattamento per capello, capello. Non ho mai provato niente di Moroccan Oil, niente niente proprio assolutamente, quindi lo voglio provare. È in una boccettina di vetro, è fatto così, vabbè, lo mettete così. È fatto così, si sì, dovrei bere. Comunque un prodotto per i capelli. Trattamento per i capelli. Questo vi farò sapere perché a me queste cose piacciono anche per quanto riguarda i capelli. Comunque non ho mai preso niente di questa marca, quindi sicuramente la proverò e vi farò sapere. Carina la cosa del sacchettino, non lo sapevo. Quindi 4, 5, no, 5 qua nella scatolina. Andiamo a vedere cosa c'è nella scatolina numero 5. Vediamo. Ed è il mascara? Sì, vabbè, non lo apro perché avevo aperto anche l'altro. Il mascara di Tarte. Questo non ce l'avevo, se non mi sbaglio, perché nella scatolina di Tarte questo non c'era. Comunque devo vedere. Ed è il mascara, ovviamente, piccolino di Tarte, 6 mesi di scadenza. E non c'è scritto altro. 4,5 ml di prodotto. Comunque, mascara di Tarte. Così posso fare anche forse una full face perché ho qualche prodottino di Tarte. 5, arriviamo alla 6 che era messa di fuori. Abbastanza pesante la 6, quindi molto, molto curiosa. E la 6 è. Ah, questa ce l'ho, ce l'ho, questa ce l'ho, questa ce l'ho. Sì, ce l'ho. Allora, questo ce l'ho anch'io. Ho preso il 7 ed è un siero tonificante. Di Fenty Beauty, proprio una bella boccetta abbastanza grande, se non mi sbaglio è quanto quella, e questa è 50 ml, molto molto bella, questa mi piacciono perché questi prodotti mi sono piaciuti, li ho utilizzati un pochettino perché ho cambiato anche modo di fare la skincare, poi vi farò un video a parte. 8, no, 6, ci siamo fermati al 6, sì, 6, 7. 7 non c'è, quindi dovrebbe essere questa. Sì, 7 dentro il cassetto e dentro il cassetto non ce n'è più. Ah, il cassetto. No, non si toglie il cassetto. Va bene, dentro il cassetto non ce n'è più. E la settima è qua dentro. Settima casellina, settima sacchettino. Cosa c'è all'interno? Ed è un profumo. Wow, un profumo. God Girl di Carolina Herrera. Carolina Herrera. Di Carolina Herrera, questa sicuramente la regalerò alla mia amica perché lei fa collezione di profumi. Ah, e la scarpa. Io non me ne intendo molto di profumi, lo voglio odorare perché mia nipote se l'è comprato e dice che è fantastico. Molto molto bello, devo dire, molto molto bello, cioè bellissimo il pack. Questa forse me la tengo. Non te la do. È molto molto bella. Bella
Bella forma di scarpa, qui nella postazione ci starà benissimo perché è proprio fashion, adatta a me. Bello come regalo, bello il profumo. Bello, bello, mi piace. E questa è la settima. Ottava casellina ed è sempre sul dorato. Ma mi sembra. Sembra tipo troppo leggera. La 8 è. Il Gimme Brow di Benefit, questi non li utilizzo perché ho il tatuaggio alle sopracciglia e quindi questo bello profumo. Questo non lo utilizzo sinceramente, quindi però una casellina così grande per un prodotto così piccolo, cioè l'8 non mi è piaciuto, vabbè, perché anche non utilizzo questo tipo di prodotto. Il 9, rullo di tamburi perché è il mio compleanno. Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri a Stefania. Numero 9, un bel po' pesante, non si sente niente, non si sente nessun rumore. Andiamo a vedere cosa mi hanno regalato il giorno del mio compleanno. Allora, Milk e Peel Mask, è una maschera in 5 minuti. Non l'ho mai provata una maschera. È una maschera gommage viso. Va bene, la farò ed è della marca Erborian. Io dell'Erborian, se non mi sbaglio, ho il contorno occhi. Devo controllare perché è un bel po' di prodotti. E questa è la maschera. Va bene, dai. Ma avrei preferito qualcosa di diverso. Ma va bene comunque, uno solo ce n'è. Va bene. Avrei preferito un make-up, ma va bene lo stesso. No, 10, casellina numero 10, e qui non si muove niente. Sembra vuota. Casellina numero 10, abbiamo questo ed è un mini street mask, quindi è una maschera in tessuto. Sì, è una maschera in tessuto, perché si sente qui che c'è qualcosa. Ed è della marca Patchology. Quindi sono dei patch, non è una maschera. Patchology fa i patch, se non mi sbaglio. The Good Fig. Ed è mini street mask. Quindi una mini maschera in tessuto. Boh, qui c'è un disegno. Potrebbe essere questa. Se lo sapete, scrivetemi un commentino, per favore. Perché io non l'ho mai preso. Ho preso gli altri patch, ma questi no. Questi non li conoscevo. Quindi abbiamo detto la 10, 11. 11 è tutta rossa con i glitterini. E si sente anche il rumore. Andiamo a vedere. A me piace proprio aprire questi calendari dell'avvento. E ogni anno cerco di prenderne alcuni. Perché riesci a provare, come le beauty box, riesci a provare dei prodotti che di solito non compreresti, quindi mi piace come idea. Oh, questo ce l'ho, ma me lo tengo, è ottimo. Ed è il lip balm di Fenty Beauty, io ce l'ho in tutte e tre le colorazioni, non lo apro ovviamente, ed è Diamond ba Balm, ed è il lip balm di Fenty Beauty, questo qui. Io ce l'ho in tutte le versioni, in tutte le salse, in tutti i luoghi. Io sono pazza di questo lip balm. Non mi ricordo, vabbè, io ce l'ho, ho tutte e tre le colorazioni, quindi questa la tengo sigillata perché le altre ce l'ho aperta. 11, vedete? La 11 poteva stare anche benissimo nel 9, volendo. Quindi andiamo con la 12, che è tutta rossa, natalizia. Andiamo a vedere cosa c'è. E c'è un idratante sleeping mask, quindi una maschera idratante. Di che marca? Innisfree? No, questa non la conoscevo. Ditemi voi, io altre marche li conosco, ma questa no. Ditemi se la conoscete e mi scrivete qualche cosina. 30 ml di prodotto. No, questa non la conosco come marca. Poi ovviamente mi andrò a leggere tutto quello che quando lo riaprirò per Natale, nei giorni che vengono prima di Natale,
Quando li aprirò, ovviamente andrò a vedermi, a spulciarmi cosa servono, ad esempio, queste maschere per farle nel momento giusto e per le cose giuste. Andiamo con la 13, quindi Santa Lucia, auguri a mia mamma perché si chiama Lucia. Se avete visto l'altro video starete ridendo come dei pazzi. Comunque, numero 13. Ma wow, questo profumo è bellissimo. Numero 13, sbirciamo perché solo questo. Ed è il Visage. Che cos'è? Io già che sono ciecata di mio. Ed è un detergente viso naturale. Questo mi piace. Ed è una saponetta a forma di saponetta. Ed è un detergente viso naturale. Questo lo proverò sicuramente. L'odore è un po' particolare. E in questa, vedete, questa saponetta piccolina così. L'odore è molto particolare. Comunque, è un detergente viso. Io questi li uso perché usavo quelli di Lush. Ora Lush non c'è più a Catania e quindi compro di meno. Ed è questo Respire. Quindi, strano, proveremo anche questo. Vedete, prodotti nuovi che nemmeno conoscevo. Quindi, adesso cosa dobbiamo fare? Si apre così. Oh, come siete, ciao! Allora, eravamo alla 13, quindi andiamo nella 14. Apriamo la scatolina numero 14, ma prima la dobbiamo togliere da questo intrappolamento. Si sente il rumore, non è tanto pesante. Andiamo a vedere. Un lip gloss, è un gloss vinil, quindi un gloss vinilico rosso di Sephora. Questo qua. Questo vinilico. Io ho gli altri che ho preso nella confezione così. Questo non l'avevo preso. È rosso, sì, è rosso Natale. Sì, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Poi 14, andiamo sul 15 e andiamo a vedere cosa c'è nella casellina numero 15. Sono ben incastrate. Aiuto, non riesco. Allora, andiamo a vedere cosa c'è nella 15. Sembra una cosa piccola. Andiamo a vedere. E c'è un mascara di Too Faced, il Dummy Girl, se non mi sbaglio si legge così. Questo non lo apro perché mi sembra anche una mini taglia, quindi questo lo metterò qui nell'espositore dove ci sono tutte le altre mini taglie e io di norma non li apro i mascara se non li devo utilizzare, quindi questo lo conservo bello gelosamente perché di questo non ne ho nemmeno uno. Quindi ottimo, di Too Faced non ce l'ho perché c'avevo l'altro. Comunque, abbiamo detto 15, andiamo sul 16. 16 è messo qui accanto a me ed è tutto rosso. Anche qui non si sente il rumore. Non si sente il rumore. Ah, questa ce l'ho, questa ce l'ho, questa ce l'ho. Ed è il pannetto per rimuovere il make-up. Io ce l'ho nero e fucsia. E questo è quello piccolino. Certo, questo è piccolo piccolo, guardate, questo un occhio ci posso fare. Comunque io lo utilizzo, ce l'ho anche di diverse marche. Questo cos'è? Ah, la spiegazione. Se non lo sapete utilizzare, comunque mi trovo bene con questi panni. Io però poi ho comprato quelli rotondi di Essence e mi trovo anche meglio, diciamo. Quindi, però è carino da averlo. Se avete, lo potete portare anche in giro. Carino, dai, carina come cosa. Poi andiamo avanti, non ci perdiamo in chiacchiere. Che voi chiacchierate così tanto che mi fate perdere tempo. Sono cose sbagliate. 17, mio numero fortunato, quindi ho anche delle cose, ci devono essere delle belle cose nel 17. Andiamo a vedere il 17, che
tutto dorato, anche se loro a me non piace, non so se si vede. E andiamo a vedere cosa c'è. Wow, Olaplex, questo è per i capelli ed è un riparatore, se non mi sbaglio, perché era lo 03, io avevo gli altri, quindi questo è un riparatore. Lo posso mettere assieme agli altri, perché poi lo avevo fatto la permanente, l'avevo messi di lato, ed è di Olaplex. Vabbè, questa è una marca molto conosciuta, specialmente per quanto riguarda i parrucchieri o altro. Si legge, sì, Olaplex, ed è il numero 3, perché poi ci sono le varie numerazioni. Non mi ricordo se dovevo prendere lo 0 o l'1, non mi ricordo. Comunque è ottimo, la marca Olaplex è ottima. Io l'avevo presa da Pinpanda perché c'erano degli sconti, ma lo potete trovare sia da Sephora che anche da Look Fantastic, se non mi sbaglio. Sono dei prodotti ottimi e che sono piccoli come dimensione, però sono ottimi, veramente molto molto buoni. Nella 17 andiamo a vedere la 18, cosa ci regala la 18. Ah, c'è un'altra scatolina di come questa, c'è un'altra di qua. Non lo so, allora ve la faccio vedere. Comunque andiamo a vedere la 18, è abbastanza pesante, cioè. Andiamo a vedere. Wow, di Anastasia. Mi stavo specchiando. È quello per fare il brow freeze, sì, per fare le sopracciglia alzate. Questo lo devo aprire. Questo ovviamente lo tengo, l'ho visto utilizzare a Melissa Tani, a Licorice Beauty, lo utilizzano tantissimo questo prodotto, ed è un gel per alzare le sopracciglia e fare un effetto tipo effetto bagnato, molto molto bello. Non l'avevo mai acquistato perché il prezzo è abbastanza alto e quindi non l'ho mai preso, quindi wow, questa è una cosa molto molto bella. Vedete, io questo prodotto non l'avevo preso perché il prezzo mi sembrava troppo grande, e invece l'ho trovato nel calendario dell'avvento. Bravo. 19 è pesante, 19 è pesante, molto, sì, pesante. Andiamo a vedere cosa c'è nel 19. Cosa c'è? Wow, l'avevo visto, questo l'avevo visto sul video di Valeria Trucchina 100, ma adesso è soltanto Valeria, che è uno spray per disinfettare le mani, ed è bello questo, Netway, è un cleanser, è alla lavanda e eucalipto. Sì, è uno spray, l'unica cosa, lei aveva detto che essendo in vetro non lo poteva portare in giro, però lei se lo portava lo stesso, però c'era il rischio che poteva anche cadere. È un disinfettante mani, questo è ottimo, lo posso utilizzare, lo posso mettere anche in macchina, sinceramente. Vabbè, io ho il beauty abbastanza rinforzato. Comunque, di Mercier Andy io ho quello per quanto riguarda i denti, e poi ho i gel per le mani, quindi sono molto contenta di provare questo prodotto. Vedete, questo prodotto io non l'avevo mai acquistato, e quindi ottimo. Aspettate che bello, di Mercier Andy bello. Poi 20 è anche pesante, tutto rosso ed è pesante. Cosa posso sperare qua dentro? Non lo so. Comunque è pesante. Andiamo a vedere il 20 cosa ci riserva. È messa testa in giù. Cos'è? Della Ren, come la saponetta per il viso. È un cleanser milk, c'è scritto. Quindi evitare il contorno occhi in caso di contatto con gli occhi, risciacquare. Che cos'è? È un latte detergente delicato. Questo non l'ho mai visto, infatti come poco fa vi ho detto che questa marca non la conoscevo, Ren. Ed è un latte detergente abbastanza grande, ed è 50 ml di prodotto. Da provare, vedete? Ho altri prodotti nuovi da testare, mi servono altri 300.000 visi per testare tutti questi prodotti. Andiamo al 21, ci stiamo avvicinando a Natale.
andiamo al 21 e anche questo è abbastanza pesante. I prodotti sono abbastanza pesanti, sostanziosi questo calendario dell'avvento. Nel numero 21 cosa troverà Stefania? Andiamo a vedere cosa troverà Stefania nel numero 21. Non cade, cade un barattolo. Che cos'è? Ah, questa, se non mi sbaglio, ce l'ho. Ed è una face cream, è una crema per il viso. Oddio, non mi ricordo che cos'era. Comunque, è una crema per il viso alla rosa di Fresh. Ed è questa, un bel barattolone. Questi costano, eh? Questi della Fresh, il prezzo è abbastanza alto. E questo è 15 ml di prodotto. Infatti, già la boccetta è in vetro. Comunque, Fresh è una marca abbastanza alta come prezzo, quindi ottimo. Anche questa. Se non mi sbaglio, la crema ce l'ho, non l'ho mai utilizzata, ma ce l'ho. Poi vediamo cosa farò di questa crema. 21, andiamo sul 22. 22, questa è abbastanza piena, come non fa nessun rumore, però non è nemmeno leggera. È il 22. Il 22, cosa ci riserva? Il 22, andiamo a sbirciare. Cos'è? Cos'è questa scatolina? Da dove si apre questa scatolina? Cos'è? Una palettina di Natascia Denona. Una mini 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 palettina, come dice Giulia Cova. Mini mini mini. Una mini palettina. Wow! Anche questa è sporca, cioè, tutte sporche queste palettine. Molto bella, io questi colori non li posseggo, quindi ottimo. Guardate, bella, veramente molto molto bella, piccolina, carina, sì. I colori non sono il mio ideale, però bella, bella bella, non me l'aspettavo. Io non avevo visto niente per quanto riguarda il calendario dell'avvento, l'ho preso proprio sulla fiducia per quanto riguarda Sephora. E quindi bello, molto molto contenta. Vedete cosa ci riserva Sephora? Bello, bello il 22, bello. Andiamo avanti e andiamo a vedere la 23. No, questo è wow. La 23. Qui ci sono altre caselle che stanno per cadere. 23. Qui abbiamo la 23 nel sacchettino, andiamo a vedere cosa c'è. Se sentite abbaiare Chloe, la piccola Chloe, che è la nuova new entry. Andiamo ad aprire la numero 23. Andiamo, andiamo, andiamo a vedere cosa c'è nella 23. Ed è uno scatolino. Ed è di Remessa Beauty, quindi sempre quella marca. La scatola è così bianca. Cos'è? Cos'è? Coconut oil? Burro? Bronzer? Ah, un bronzer in crema. Crema, sì. Un bronzer in crema di RMS Beauty, forse della marca sempre quella. Forse sì, bello. È sempre di questa marca, giusto? No, questa è Rare Beauty. RMS Beauty che marca è, ragazzi? Io non lo so, sinceramente. Questa è la marca. E questo è il bronzer in crema, bellissimo, eh? Bellissimo, guardate che riflessi. Guarda, bello, ma bello veramente. No, non conosco questa, perché poi la scatolina sembra tipo di quelle grezze, saprete? RMS Beauty, questa è la marca. Ditemi se sapete qualche cosa, perché io non la conosco. Ottimo, perché mi piace conoscere nuove marche. 12 ml, 12 mesi di scadenza, scusate.
ed è 5,67 grammi. Strana, non conosco questa marca ed è strano perché di norma da 6 ore ci passo le giornate intere. Questa è nella numero 23. Andiamo a vedere la 24. Ma questa wow, che cos'è? Boh. Nella 24 andiamo a vedere. Quindi, vigilia di Natale. Cosa mi regala nella vigilia di Natale 6 ore? Cosa? 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 Perché saranno gli unici regali che ricevo. Cosa ci sarà mai? Cosa ci sarà mai? Oh mio Dio! E Pillow Talk, io ce l'ho piccolo, ma non ce l'avevo grande. Non l'ho mai preso perché ho preso quello piccolo perché era con tutta la matita. Pillow Talk, dov'è Pillow Talk? Pillow Talk, Pillow Talk. Siccome io adoro le versioni mini, non l'avevo mai preso grande. E questo è il rossetto di Charlotte Tilbury, Pillow Talk. Ovviamente nel pack grande, bellissimo. Adesso ce l'ho anch'io. Molto, molto bello. Molto contenta. Cioè, bello, bello. Mi piace già il 24. Mi piace tantissimo. 24. Andiamo al 25. Anche se già Natale è passato, già abbiamo finito di mangiare. Ci siamo ingozzati come tanti animaletti, come se fosse l'ultimo giorno. Cosa c'è all'interno? C'è una scatola che non si capisce l'altra che cos'è. Ah, un ciondolo dorato. Siete fissati col dorato, eh? Comunque un ciondolo. Forse si deve mettere il profumo qua dentro. Un ciondolo di questi, fatto così, molto molto carino. E poi abbiamo questo. Ah, un profumo. Forse si mette il profumo qua dentro. Di Juliette Haas Parfum. Di Juliette. Vediamo cos'è. Dovrebbe essere come... Ah, questo così, vediamo. Io sono molto... Vediamo. Vabbè, mi piace di più il 24, eh? Vabbè, io il profumo lo sento già dopo un pochettino. Comunque non ho capito questa che cos'è, è soltanto un profumo. No, 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 qua c'è scritto. Ma sei scema? Qui c'è il disegno. Non so se si vede. Che si mette il profumo. Vedete, si spruzza il profumo in questa griglietta dove c'è una specie di cuscinetto e il profumo poi vi rimane addosso. Bella come cosa. La devo provare. La devo provare. Comunque mi piace di più il 24, ribadisco. E poi, visto che questa è finita, questa voglio sapere cos'è. Wow, wow, cos'è wow? Wow, ed è un gift voucher. Ah. Offerta valida solo una volta e senza obbligo d'acquisto nei negozi Sephora che dispongono di brown bar o di un mini brown bar benefit. Vabbè, no, non mi interessa questo. Quindi wow di cosa? Di cosa wow? Comunque, tipo per fare le sopracciglia. No, vabbè, questo non mi interessa, sinceramente. Sono rimasta molto contenta del calendario, mi è piaciuto molto. Ho trovato dei prodotti che non avevo mai visto e dei prodotti che non avevo mai acquistato, anche per il prezzo elevato che avevano. Ed è bello trovarli proprio all'interno di questo calendario. Sono molto molto contenta, devo dire. Anastasia di Charlotte, Rare Beauty, bello bello. Quello di Fenty già ce l'avevo, ma vabbè, ovviamente non è che tutti hanno tutti gli stessi prodotti. Sono rimasta molto molto contenta, mi è piaciuto, devo dire.
prova se li farà, mi piace. Il costo ovviamente è abbastanza alto, ma lo potevate prendere anche con lo sconto, io l'ho preso con lo sconto, c'era un piccolo sconto, io l'ho preso. E infatti l'Alizia mi aveva detto se io lo voglio prendere, io già l'avevo preso con un piccolo sconto, perché è passato con lo sconto. Sapete quei bug che capitano? Io quella botta di culo l'ho presa proprio precisa precisa. Comunque, ne vale la pena, per me sì. Primo, prodotti nuovi, secondo, prodotti abbastanza grandi, non sono proprio mini size, ma sono full size. E soprattutto per alcune persone scopri prodotti che di norma non avresti mai acquistato, quindi è una cosa che a me piace. Poi le sorprese piacciono a tutti, a me strapiacciono, infatti li rimetterò all'interno e li riposizionerò in questa scatola, e poi li aprirò mano a mano sia su Instagram, su TikTok, se volete altri video e tutto. Per quanto riguarda questo video è tutto, ovviamente voglio sapere il pezzo che vi è piaciuto di più e quello che vi è piaciuto di meno, quindi una ciofeca totale. Giù nei commenti vi aspetto in tantissimi perché sono molto ma molto curiosa. Quindi, per quanto riguarda il calendario dell'avvento di Sephora è tutto. E come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!